È un uomo d'acqua dolce con l'anima divisa in due, metà brianzola e metà siciliana, anima ibrida, anima meticcia, ma tenuta insieme da un corpo in perenne movimento, un corpo pieno di energia vitale e capace di produrre a getto continuo maschere, mostri, volti, personaggi, da Epifanio a Cetto, la qualunque. E oggi saranno tutti qui, questi personaggi, nell'aula magna della Libera Università IUM di Milano, ad accogliere con voi il grande comico che li ha creati, Antonio Albanese. Eccoci qua, è un grande onore. Onore essere mio. Ti è piaciuta la presentazione? Presentazione ti molto maschiale. Ti ho presentato abbastantemente. Abbastantemente, sì. Magniloquentemente. Senza dubbiamente. Comodi. Sediamoci tra l'altra mente. Sediamoci. No, io sono particolarmente emozionato perché tu poi sei uno degli ultimi, sei l'ultimo dei marincomici. Non sei solo un comico, no? Rispetto... Partiamo così? No, mi fa molto piacere, devo dirti la verità. Mi fa molto piacere. Poi lui mi conosce da parecchiamente, ecco. Ma non bastantemente. Non bastantemente. Forse alla fine di questa lezione? Forse alla fine di questa lezione, chissà. Allora, nella mia non bastantemente, magniloquentemente presentazione ho ricordato Antonio Albanese, l'uomo dai mille volti. Ma per cominciare questo incontro direi di andare a rivederli un po' assieme e a ripescare nella tua storia alcuni dei grandi volti che Antonio Albanese ha creato. Buongiorno allora signori, io veramente volevo dire una cosa piccola, piccola, piccola al suo alto. Oh, culati a tutta la famiglia! Io alla tua età dormivo solo il mercoledì pomeriggio e non tutti i mercoledì. Qui da noi non serve lavoro, è risaputo. Ti serve upi. Prego, no? Scusa, ma soffro di asma allergica. Mia, sarà mia gay. Allora, diamo un po' i numeri. Se non li ho contati male, 17 film in 19-20 anni di carriera, 3 regie tue, L'uomo d'acqua dolce, La fame e la sete e Il nostro matrimonio in crisi, film con alcuni dei più importanti autori del cinema italiano contemporaneo, da Mazzacurati a Soldini, a Pupi Avati e ai Fratelli Taviani, 2 opere alla Scala, Prokofiev e Donizetti, un'opera buffa con Stefano Benni, teatro, televisione. E tutto è cominciato su un ramo del lago di Como. Sì, tutto è cominciato a Olginate, che è un paesino meraviglioso sul lago, e avevo questo grande desiderio, dicevo, come una sorta di centrale nucleare dentro che doveva, come dire, doveva saltare in un modo o nell'altro, però la verità è che è stata Milano, è stato No, aspetta, cosa facevi a Olginate? Perché io ho saputo che tu facevi... Io ho fatto l'operaio, per 7 anni perché arrivo da una famiglia operaia e che non aveva la possibilità, molto onestamente, di mantenermi agli studi. E lo facevo anche con molto orgoglio, lo facevo con molta gioia anche, perché era un lavoro dignitosissimo, quello dell'operaio,
Però dopo qualche anno sentivo questo bisogno. Però intanto facevi anche il disc jockey. Se non sì, lavoravo in una radio e facevo da consulente musicale. Onda Radio Olginate. Sì, sì. E mi occupavo del... Era il periodo della New Age, quindi Echo and the Bunnymen, Smith. E facevi il DJ. E facevo... Ma più che DJ, mettevo la musica, insomma. Io... Come si chiamava il tuo programma? No, io lo so, però. Magic Moment. Scusate, scusatemi tantissimo. Scusatemi. Era momenti così, ecco. Magic Moment è veramente brutto, vero, come titolo? Veramente. E quindi da un certo punto, da Magic Moment, questa energia Magic nucleare... Magic Moment, poi ho cominciato a guardare, a osservare. E allora mi sono avvicinato a Milano e grazie a un amico, davvero quasi per gioco, mi sono iscritto a un corso serale teatrale gestito da un argentino, Raul Manso. E lì ho capito che c'era questa possibilità, avevo questa energia, ho questi naturali, questo naturale voglia proprio di creare delle maschere, di creare dei caratteri e tutto. E per gioco, davvero per gioco, una mia amica, che voglio citare, che è Elena Giusti, mi ha iscritto all'Accademia, alla Paolo Grassi. E io ho detto, mi ricordo, io proprio ho detto, ma cosa fai? Ma come possono prendere un uomo così morfologicamente poco interessato? Sai, in Accademia sono tutti così abbastanza belli. Beh, tuo compagno di corso però, di profilo. Avevi Battiston? Avevo Battiston, che anche lui non è, insomma... Beh, il nostro corso è stato particolare, tra l'altro è stato un corso molto importante, Nicola, e non eravamo dei modelli, te lo assicuro proprio. In cinque non formavamo una cosa gradevole, ecco. E probabilmente grazie a una commissione seria, una commissione di insegnanti profondamente seri e capaci di capire che il teatro è vita e quindi è una meraviglia, anche per questo siamo entrati, sono entrato e per me è stata... Io ho lasciato il certo per l'incerto, per me è stata una grande folgorazione. Io quei momenti me li ricordo tutti, proprio attimo per attimo. Li proviamo a ricordare assieme andando a ripassare visivamente i tuoi esordi. Anche qui abbiamo pescato alcune delle cose. Io ho cancellato tutto, ho proprio bruciato le cassette. Tutto le... Adesso ti rivedrai. Ma dai. Lui metteva la musica in questa radio di Lecco. Sì, un grande gusto musicale, a questo passato da DJ. Mi scusi, signor DJ! I capelli lunghi, Antonio, cioè le foto dei capelli lunghi sembra Bono Vox. Chi? Ora un po' meno. Attenzione, cioè, Antonio faceva il tornitore. Saldavo tubolari per pressa forcella, forcelloni per stampi e fusioni e fusibili per bollitori. Era anche un bravo operaio, Antonio. Lavorava in fabbrica, come tanti di quelle parti lì, i giovani mollavano la scuola e andavano a lavorare a vita. I giovani italiani non hanno più voglia di fare un cazzo, non c'è più disperazione. Antonio ha abbandonato quello che era considerato all'epoca un lavoro sicuro per andare a fare l'artista. La famosa frase mi ha salvato la vita e credo che ce l'abbia salvata, insomma. Il teatro totalmente. Ai profili della civica, mi ricordo le facce, eravamo giovani, magri, insomma, lui non aveva già più i capelli. La sua forza d'attore c'era subito, l'ho conosciuto lì, dall'esame e da missione. L'importante di questo mestiere è all'inizio incontrare delle persone giuste, lui credo che l'abbia incontrata. Quando si formano i corsi alla scuola d'arte drammatica, è incredibile, ma parte già un destino. Sono nati 3-4 attori straordinari, insomma, io penso a Battiston, penso a Antonio, penso a Nicola Rignanese. Sono della polizia, aprite! Con loro, sì, ho fatto un lavoro su Pinter, che è il Calapranzi. Allora, io ero Ben, mi sto ripetendo le scene. Sembravano due killer italo-inglesi. Sì, e lui era Gus. Pinter è una sorta di spartito vocale, di spartito di parole. Questo slang italo in napoletano pugliese inglese, io e Antonio anglo siciliano. In exercise, for example, che non vuol dire un cazzo ma mi piace. Qui nasce in qualche modo Alex Drastico. È possibile. Ho visto Antonio per la prima volta a Bologna nell'estate del 1992, una sorta di epifanio che raccontava un po' le stanze, il percorso all'interno dell'ex manicomio ed era una cosa veramente molto bella, molto forte. C'era una crepa sul muro vicino alla mia branda.
E questo personaggio, poi lo sappiamo, è diventato storia. Epifanio è diventato, no, questo personaggio dolce, folle allo stesso tempo. Silenzio, attenti! Lì la grande abilità di Antonio è riuscire a sintetizzare. Attenti a chi? Gesto e parola. Mette assieme in un calderone più cose, insomma un cappotto rubato all'Accademia. Il mitico cappottino di Epifanio, questo piede pull con la taschina rotta, il filettino che Epifanio si tira continuamente. Il mio problema è abbandonare lei anche per poche ore, perché è un amore vero, un amore intenso. Beh, la grandezza viene proprio da come lui crea una pausa, da come lui crea un silenzio e da come ne esce fuori, da come lo rompe. Certo, si ciula poco, però insomma... Bravi, bravi. Mi emoziono, eh. Senti, ma il cappottino di Epifanio l'hai rubato veramente all'Accademia? Come si dice? Porca miseria, sì. Cioè... Ma perché, insomma, io dovevo fare questo personaggio, dovevo fare Epifanio, allora mi era stato detto, guarda, c'è lo Zelig che era in un seminterrato, era il 1990, non mi ricordo, è in un seminterrato e comunque ti danno questa possibilità, bene, riesco a, come dire, assemblare un 20-30 minuti di spettacolo, mi ricordo con le poesie di Toti Scialoia, con l'aiuto di un amico e di altri amici. Però mi mancava il personaggio, sono molto, amo molto i costumi nei miei personaggi, li curo moltissimo. E allora mi piaceva l'idea di avere questi occhialini un po' alla Elvis Costello, strani. Sembravo l'Elvis Costello, un po' un operaio elegante. La sciarpa da operaio, ma volevo qualcosina un po' tipo Quadrofenia di Sting, non so se l'avete visto. Di lui che a un certo punto Sting balla così. E mi piaceva tantissimo perché vedevi, lo trovavo molto divertente, Sting, che per me è una divinità, lo vedevi tutto lì, molto infantile. Allora ho cercato di, cosa mi mancava? Mi mancava il cappotto, giro per la sartoria, come un, veramente sembravo un ricercato, e vedo questo cappottino. Il cappottino era di proprietà del direttore dell'Accademia, poi l'ha scoperto guardandomi allo Zelig. L'ho proprio rubato e ho detto che poi me l'ha lasciato. Quindi Epifanio è una specie di Frankenstein che mescola Sting, un operaio anni 60 con la lunga sciarpa. Ma come in tutti i personaggi, cappettino... non c'è mai un elemento o un personaggio. Io, per esempio, non so imitare niente, nessuno, ma non c'è mai neanche un elemento quando mi si dice hai visto quello là? No, sono tante cose, una specie di collage, sono tante, è come una composizione, cioè sono tante cose, anche per esempio Alex Drastico, non è mai casuale perché il rosa e il nero sono i colori del Palermo. Anche questo. Quindi... E allora mi piaceva poi trovare, certo, un epicentro. Scusa, cosa stai facendo? È molto, guarda, è molto interessante perché a un certo punto da Epifanio, che è tutto molto... È molto bello poi fissare e trovare come un epicentro nel bacino. Buonasera. È interessante. Senti, ma tu hai pescato anche nella tua vita familiare? Sì, assolutamente. Cioè Alex Drastico, assolutamente. Da dove viene? Alex Drastico è un po', ha un po' i tempi di mio padre, ah. E poi ha i tempi di quella Sicilia meravigliosa che io conosco, se vogliamo da turista, perché io sono nato a Lecco, ma... E quindi ho questa grande, grande fortuna di avere in verticale, di sentire questo paese. Il mondo dell'immigrazione è una cosa che a me, i racconti di mio padre, mio padre me li ha tatuati, perché mio padre è stato uno di quelli che non ha lasciato la terra per un capriccio culturale, ma proprio per fame, perché aveva una moglie, aveva già due figli. E questo è molto interessante, molto forte e molto bello, come è stato anche l'arrivo in una terra straordinaria che è la Lombardia, che ha dato la possibilità a mio padre di mantenere, di sviluppare una famiglia, ma anche ha dato come primo impatto, ricordo, me l'ha sempre ricordato lui, il fatto di essere meridionale, quindi di non meritarsi una casa. Queste sono cose che poi ti si tatuano, no? E io racconto, seguendo quello che mi circonda, ma con delle basi molto fortunate, molto solide, che sono
le basi di un uomo, di una famiglia che ha vissuto con onestà e ha vissuto anche con sacrifici. Ma nella creazione di Alex Drastico c'entra anche un certo Peter Busuttil? Perché mi hanno raccontato di un incontro di lui a casa tua con tuo padre, di uno scontro fra culture. A me è straordinario. Allora, mio padre è una sorta, era purtroppo è mancato, il mio grande Umberto, era una sorta di Alex Drastico, molto simpatico tra l'altro. A un certo punto arriva questo Peter Busuttil, vestito come Arlecchin Bacioccio, tipo. Aveva 800 colori e 28 anelli nelle mani. Ora, mio padre sta ai vegetariani come Formigoni sta al Kama Sutra, una cosa del genere. Quindi quando... E Peter Busuttil è vegetariano. Mio padre era molto orgoglioso dei suoi conigli, delle sue galline. A un certo punto io non gli dico niente, Peter arriva, mio padre con orgoglio dice, lo guardava come lo guardava, era straordinario, siediti. Poi guardava a me come per dire, chi è sa cosa? Poi me l'ha detto, sembrava un uomo inutile. Ma mio padre era straordinario. E a un certo punto dice, ti piace il mio coniglio? E Peter, no signor Umberto, io non mangio i conigli, non mangio carne, perché sono vegetariano. Cosa ha detto? Scusa, non ho capito. Io, mi ridevano le palle anche. Stava fermentando tutto. Perché poi Peter è anche molto simpatico. Gli ho detto, dai Peter, mangia. Antonio, non posso mangiare carne, no, proprio mia religione, mia... Cosa ha detto, scusa, cosa continua a dire mio padre? Insomma, poi non l'ha mangiato, ma abbiamo riso per una settimana. Senti, attraverso questi personaggi sulla testa, che la Rai non vuole, Paolo Rossi entra in qualche modo in gioco... È stato fondamentale. Io mi ricordo quando la quinta puntata, volevo, come dire, io sono sempre un po' in movimento, volevo... entrare con Epifanio, i capistrutture erano in disaccordo, ma come, c'è Alex Drastico, ho detto va bene, ma lo manteniamo, però c'ho Epifanio, e Paolo subito ha accettato, Paolo subito ha capito il mio entusiasmo e tutto, e lì poi è entrato anche Epifanio. Sono state 10 puntate, 10 settimane indimenticabili, con i ragazzi che si prenotavano una settimana, 15 giorni prima, in questo centro sociale, ed è stato un laboratorio fantastico. Poi da sulla testa del 92 approdi a Mai dire gol e lì... Sì, mi ricordo con i ragazzi, io sono stato molto sincero, ho detto guardate io di calcio non so niente, cioè proprio non... E allora a un certo punto mi convincono, mi ricordo ero in tournée e gli dico, per non farlo, ma ragazzi io, cioè, perché io ho sempre molta paura a fare... perché devo essere pronto. Ragazzi, io ho solo il lunedì libero, ma il lunedì è Mai dire gol. Ah, va bene. Che fregata. E allora comincio, ricordo, a capire calcio. Allora vedo questo, a un certo punto vedo un uomo meraviglioso che alla domanda del giornalista, come mai avete perso? Questo allenatore dice, perché loro hanno segnato un gol e noi no. Ho detto, ci siamo. Cioè, un grande, voglio diventare lui o voglio comunque assisterlo e partecipare. Allora lì divento, mi informo e divento il tifoso del Foggia, perché Zeman in quel periodo allenava il Foggia, ecco. Lì è nato il giardiniere di Arcore. Come fa? Perché mi divertiva l'idea, perché il giardiniere di Arcore, tanti giardinieri di Arcore, era di Lecco. Io sono di Lecco, ho detto voglio diventare io il giardiniere di Arcore, interista. E ci siamo divertiti anche lì, sono stati 2 anni bellissimi. E a un certo punto, al culmine del successo con Mai dire gol, fai una scelta sorprendente e coraggiosa, e vai a fare il cinema. E vai a fare il cinema non come fanno altri comici, portando immediatamente sullo schermo la propria esperienza teatrale, ma vai a fare un film con Carlo Mazzacurati. Con Carlo. Vesna va veloce e si scopre un albanese che lavora sulle pause, i silenzi. Nel 95. Nel 95. Carlo si era avvicinato a me ancora prima col Toro, ma io non potevo perché era in tournée, e poi con Vesna siamo diventati molto amici, e poi hai fatto la lingua del santo, eccetera, eccetera. Vogliamo andare a rivedere un po' assieme il tuo percorso dentro il cinema? Anche qui ti rivedrai
non dico in tutti, ma in molti dei film che hai girato. Va bene. Con i registi che prima richiamavamo. Vediamo il contributo. Mi sa. Come mi sa? Su lui, su cos'è, sulla... Ma io non è che parlerò tanto. No, la prima è fatta di lunga. No, parla, sì. Va bene, andiamo. Parto con la prima domanda. Sì. Dottore. Emozione. Cucino io. Cosa vuoi da mangiare? Proteine, carboidrati, sali minerali. Che... Mi ha chiamato e mi ha lasciato questo messaggio. Sono Antonio Albanese, dovrei dirti due cose di una cosa. Al che io ho capito che Antonio Albanese era lui e che due cose di una cosa poteva essere di tutto. Poi siamo incontrati, siamo presi io un tè freddo e lui una granita di caffè. Sono emozionato perché secondo me è il primo caso. Antonio Albanese si racconta con un applauso. Ci sono due tipi di uomini, Antonio. Quelli che hanno ironia e quelli che non hanno ironia. Tu ce l'hai la tua bella ironia, va? Ma non ti serve un cazzo. Ha scelto me, che era un giovane aiuto. Antonio è un uomo molto timido. Io all'epoca ero un ragazzo molto timido e quindi i primi giorni sono stati tutto un po' posso, prego. Mi sta pigliando un po' un colo. È pacifico. Un po' di rispetto, va? La sua comicità non è mai all'impronta. Sei tu? Sì. È un comico proprio che costruisce le cose. Poi crede anche nel clima di lavoro e se uno arriva su un set di Albanese dice ma cosa stanno facendo perché ridiamo tutto il tempo. Questa bella testa pelata a cui io voglio tanto tanto bene ci poteva dare la tragedia, il dolore e al tempo stesso la follia, la bizzarria. Tu sei veramente una specie di mostro. Quella sua risata, veramente avrei voluto schiaffeggiarlo, perché era tutto il male del mondo. E poi invece arrivava con questa sua dolcezza quasi disarmata. Insomma, Antonio, hai capito? Per noi sei un grandissimo. Uno, due, tre, vai! C'è sempre un momento chiave, una scena chiave. Caro cognato, spero di trovarvi vivente e che vi rammentiate di me. Io mi aspettavo che a un certo punto lui facesse una cosa, ma non gli avevo detto che l'avrebbe dovuta fare. Alla fine della lettura ha abbassato il capo e l'ha appoggiato come se fosse un cuscino sulla lettera. Da quel momento lui era esattamente il personaggio che cercavo. Se mi chiamano per le bombe, perché è meglio che salti per aria uno come me piuttosto che uno sano. Lo so. Quel tipo di sensibilità che si acquisisce soltanto se sei transitato attraverso il dolore. Dante direbbe gentil d'animo. E quindi, allora, dolce del gentil d'animo. Buona fortuna. Mi avete offerto un attimo meraviglioso. Ecco, grazie. Senti, come hai fatto a fare questa risata spaventosamente fragorosa o fragorosamente spaventosa che fai nel film Tu ridi? Rido perché... La stai rifacendo? Rido perché c'è un... Quando nella recitazione ci sono 1.000, 1.600, 2.000, 16.000 metodi o modi di... Io avevo bisogno di... ridere, e quando si gira il film non puoi ridere solo una volta, ma ridi 4-5 volte perché ti riprendono da lontano, ti chiedono di ridere, ti riprendono da vicino, ti chiedono di ridere, ti riprendono, e quindi devi ogni volta riesumare questa risata, e io lo trovavo quasi impossibile. Poi mi sono aiutato e ho detto: Antonio, devi trovare una soluzione, come puoi far ridere, cos'è la cosa che ti fa ridere più al mondo? E c'è un fatto. Io una volta ero con un amico, Nicola Rignanese, e noi stavamo passeggiando in Corso Sempione una sera con amici. C'era un gruppetto di amici che era dietro di noi di 30-40 metri. Si chiacchierava io con Nicola. A un certo punto Nicola decide di fare uno scherzo a loro. Ho detto: ma Nicola, ma che scherzo c'è? Sì, spaventiamoli. Ce l'ha fatto una canna, non lo so cosa. Allora, immaginiamo l'albero. Lui decide: Antonio, andiamo dietro l'albero. Sì, andiamo dietro. Quando passano, li facciamo spaventare. Ma sei scemo, Nicola? Sì. Si mette dietro, io ero dietro. Vabbè, ma io non... Fallo tu. Vabbè. C'era una panchina però qua. Che lui, in preda
probabilmente era Mariana Calabrese, non so cos'era. Lui non ne aveva visto. Allora lui mi dice: guarda da qui quando arrivano. Va bene, Nicola, guarda da qui quando arrivano. Lui esce a una velocità che non potete neanche immaginare. Un pilone di una squadra di rugby. E si ribalta sbattendo a questa altezza. Guardate che fa un male che voi non potete immaginare. Proprio gli sono, per un mese ha avuto due tatuaggi maori qua così. Si è ribaltato, ma a una velocità pazzesca. Tom, patapam! E si è ritrovato come un clown bianco per terra così. Questi sono passati, ricordo che c'è un amico spagnolo che ha detto: Nicola, che passa? E lui è rimasto così. Io lì non ho neanche riso dalla tensione, ho detto: è morto. È morto. E lui ha camminato per 3 giorni così. E quella cosa poi, quella cosa mi ha fatto ridere per anni. Allora pensavo a quella cosa e ridevo, mi aiutavo. Senti, ci sono dei comici che pattinano un po' col corpo coi tempi, altri invece che martellano. Sì. Secondo me Buster Keaton pattina, Totò martella. Pensa al rapporto fra la testa e il busto di Totò, no? Un po' anche tu sei uno... a volte sembra che tu faccia un rap muscolar. Sì, Gianni, sì. Però io sono cresciuto con Buster Keaton, cioè con quel mondo, oggi le comiche, il sabato pomeriggio alle 13, sono cresciuto con quella comicità lì che a me faceva, e tuttora fa impazzire, Stallone, Lori Verardi, Buster Keaton, quella era una comicità che io trovavo meravigliosa e totale, perché era fatta col corpo, cioè questi strumenti venivano suonati. Il corpo è uno strumento musicale, non c'è niente da fare, poi più lo suoni, più trovi i tuoi accordi, le tue cose, ma è semplicemente davvero uno, secondo me, è uno strumento musicale. A proposito di suonare, adesso volevamo farti sentire una canzone, vediamo se la riconosci e se ci dici che ruolo ha avuto, se ha avuto un ruolo nella tua storia di attore. Questa, una tournée. L'abbiamo sentito per 6 mesi. Sempre quello. I miei 2 musicisti a un certo punto mi hanno anche, credo uno, picchiato, una cosa del genere. Non lo so, mi ero fissato, volevo sentire sempre questo pezzo qua, quei pezzi. Sempre. Ma io mi fisso con le musiche. Io ho De André in macchina da 16 anni. E questa l'ascoltavi durante la tournée di Giù al Nord. Tra l'altro in Giù al Nord noi nel 97 presentavamo, come dire, una sorta di, non avvertimento, ma parlavamo di lavoro. Noi sull'alienazione del lavoro, no? Sì, sull'alienazione del lavoro, sull'esasperazione del lavoro, ci sembrava tendenzialmente un po' forzata, porta a delle conseguenze che poi purtroppamente abbiamo visto, come dico io. È stato uno spettacolo che ho amato moltissimo perché è stata una bella esperienza. A proposito di teatro, anche qui seguiamo il solito metodo e siamo andati a ripescare anche in questo caso alcuni dei momenti topici del tuo percorso teatrale e li vediamo. Io credo che Antonio abbia in comune con me una cosa, che il teatro è la madre di tutte le battaglie. Tutte le cose sono meglio dal vivo. Il calcio, il cinema, il sesso. Non lo trovate particolarmente eccitante? La cosa meravigliosa che hai è che è fisico. Credo che perda un paio di chili ogni sera. È di fatto un musicista della comicità. È un comico molto musicale, un comico molto, molto, molto sonoro. Ma molto! Antonio ha memoria musicale di quello che dice. Se io stavo facendo una figurazione ritmica, che tipo mi interrompe, Antonio dice la battuta. Ce n'è uno che è sdraiato, che riflette, sta pensando. Quella battuta avrà esattamente la stessa lunghezza, la stessa durata e partirà a quel punto tutte le sere. Quella è una roba che non è mai successa con nessun altro. Ma cosa pensa? Dove pensa? I suoi personaggi sono sempre esagerati, Antonio spinge a volte in un modo che è punk. È che fondamentalmente mi vergogno come una bestia a fare questa persona. Il rapporto con un genere mi sembra riduttivo. No, no, ci può stare sicuramente, ha voglia. Però può anche essere molto lirico Antonio,
a tratti diventa sinfonico, quindi secondo me è una polifonia che spazia su vari generi. Guerrera ha cultura pop e quindi dice punk, io me la tiro un po' di più e quindi dico espressionista. Mi rompo i coglioni! Quando costruivamo il personaggio di Perego, era veramente partito da un'idea pittorica. Nasce come una caricatura, devo dire una caricatura nera, una caricatura molto, insomma, espressionista, sembra un po' grossa. Che tra l'altro è un pittore che piace molto a Antonio. Era lì che provava delle cose guardando dei quadri di Groz o di Otto Dix. Entusiasta, mi ricordo quando ha scoperto il collarino rigido, perché gli sembrava che questo desse appunto una rigidità all'insieme. Potete stare tranquilli, dal capitale produttivo al capitale finanziario, che significa che per diventare ricchi non dobbiamo più metterlo nel culo solamente agli operai, dobbiamo metterlo nel culo a tutti, è più democratico. Anche il ministro della paura, per esempio, è un personaggio estremo ed è un personaggio fortemente sgradevole. E al vostro ministro della paura, al meraviglioso spettacolo della paura. Oh, che paura la paura! Però Antonio è bravo a cantare, molto bravo, grande intonazione, bellissima timbrica. Ma sai, sono quegli attori che fanno tutto, insomma. Cucina anche molto bene la gallina, devo dire, lui fa un brodo di gallina straordinario. Bravissimo. Beh, a questo punto senza dubbiamente ci devi dare la ricetta del tuo consommé. Non c'è ricetta. Allora, come in tutte le cose, la gallina deve essere buona e nostrana, ma la devi seguire. Cioè tu devi coccolarla per un anno, due anni, devi vedere dove va e cosa mangia, devi capire il contadino se veramente non è biologico, di 3 metri quadri, devi avere 5 metri, no, deve frequentare un bosco, deve mangiare, deve diventare un fagiano. Quando è quasi un fagiano, tu la prendi, cioè non tu, la fai, perché io sono un po' in questo, e tu hai, e non devi mettere, io non aggiungo niente, né sedano né niente, a freddo, come in tutte le cose, devi essere onesto, e la gallina deve essere onesta, non deve essere piena di ormoni. Una volta seguivo una tua intervista, dicevi che alla base del tuo metodo c'è l'osservazione. Sì. La capacità di osservare sempre quando sei sul tram, in coda alla posta. Sempre. Cosa vuol dire osservare? Banalmente vuol dire che mi ricordo a Saragozza in Spagna, facevamo un Caligola di Camus per l'Expo di Siviglia nel 92. Eravamo poi a Saragozza, al Teatro Nazionale, a fare lo spettacolo, e a un certo punto vedo un barbone che aveva un gattinino e lo vedo, vedo fare questa cosa. Ho detto, no, ma è il gesto più dolce e enorme del mondo. E io l'ho sviluppato. No, ricordo una volta al bar avevo visto una brava persona, un operaio meraviglioso, però aveva questo figlio che gliene combinava. Allora un giorno si avvicina un mio amico e gli dice, Gianni, come la va? Lui era al bancone e fa, lascia sta. Quell'assa sta, da quell'assa sta è nato Perego. Così nasce a volte anche da cioè un gesto suono, solo, suono. Da un suono. Cioè uno che dice, oh, che la mia sabretta, una boata di marmellata, cammina vattene, putte. E non è James Brown, è blues questo. Cioè è bellissimo. È bellissimo. Oppure uno che mi dice, tempo fa mi ha detto, se te sei pelà senza cavei, ma te ghetti da ne, te sei in cavelun. Senti, questi, ma al di là della frase, del significato, a me interessano molto i suoni. Cutte bagni pacculloio, questo è anconetano. O il piemontese, Dio fa la neve, la Madonna la scioglie. Queste cose da... È bellissimo. Cioè, in Sardegna ti saluti e dici azibiri, non è bellissimo? Socio che bazza, che jazza. Queste bolognese. Mi ha raccontato una barzelletta bolognese, forse la barzelletta più bella del mondo. La posso raccontare?
Me l'ha raccontato in bolognese, ma in bolognese c'è una coppia in crisi di una certa età, senza figli, senza niente, però col bisogno di pagare una bolletta, due bollette, l'affitto. Allora lui dice a lei: Gianna, socio Gianna, dai, vestiti mo benino, ti trucchi un po', mi vai sui viali due notti, cosa vuoi che sia? Arturo, cosa mi fai fare, dai? Ma va là, dai, va bene, dai. Portami te, verso le tre mi vieni a prendere. Come si fa? Si fa, va bene. Arriva il marito alla porta, la riaccompagna, insomma, poi la riprende alle tre, va un po' pentito, un po', va dalla moglie, ma vede un po' pentito, ma vede la moglie contenta. Arturo! Cosa c'è, Gian? Arturo! Dice, abbiamo fatto 351 euro! E Arturo dice, socio, ma che è che ti ha dato un euro? Ted Quent! La trovo bellissima! La trovo bellissima! No, però, adesso, a parte gli scherzi, ma... Beh, quella milanesissima, la raccontava un cabarettista anni fa, poi è stata famosa questa. Questa racconta Milano, del bambino che cade nel naviglio e un giovanotto vede questo da un ponticello, prende il bambino, lo salva e chiamano il padre del bambino. Il padre del bambino arriva, è un gran milanese, milanesissimo, arriva, tutto indaffarato, vede il bambino, vede il giovanotto che ha salvato il bambino, guarda ancora il bambino bene, poi vede il giovanotto e gli dice, te sei stato te che ti salvò il me bagai che l'era tre a negasso i navigli. Il giovanotto gli dice, sì, sto stato io, a te sei stato te. E capelin! Le barzellette a volte raccontano un posto, perché ancora ritorniamo alla carnalità. Il dialetto è anche un suono, io ho un'adorazione per i dialetti, perché mi piace, ma perché proprio mi piace il suono, ecco, mi piace il suono. Ma non hai mai avuto invece la tentazione del muto? Sì. Di misurarti solo con la musica del corpo? È un mio piccolo sogno, oltre che con la musica delle parole. Perché... Io il mio primo spettacolo, si intitolava Uomo, i miei primi 8, 12 anche minuti, poi sono diventati anche 15, io non dicevo una parola. E una delle mie intenzioni era quella di sviluppare questa cosa e portarla un'ora e un quarto, chiaramente con l'aiuto di oggetti, musiche. Però non ho mai avuto il tempo, forse il grande desiderio, ho desiderato più altre cose in quel momento, chissà se capiterà. Però è bello, è un esercizio meraviglioso, quello comunque di trasmettere non solo attenzione, ma anche qualcosina, con il gesto, con il movimento. Mi ricordo che entravo così, facevo delle cose con un busto che cadeva, era bellissimo. Questo nel 90, 91. Noi abbiamo preparato un contributo sul tuo rapporto col muto, proviamo a vedere. Hai riconosciuto la musica? No, non l'ho riconosciuta, no, non l'ho è seguita. È di uno dei tuoi attori preferiti, di culto, francese. Jacques Tati? Oh yes, Mon Oncle. È Mon Oncle, è vero. Mon Oncle. No. È un d'Angra, è stato bravissimo, bellissimissimo. E poi Tati diceva una cosa che mi ha sempre colpito. Se vuoi guardare un comico, non devi guardargli la faccia, ma devi guardargli le gambe. Perché se ha le gambe ferme è un comico televisivo, se ha le gambe che si muovono è un comico cinematografico. Non so se avete visto, lui le muoveva continuamente le gambe. Cioè, non so più cosa fare adesso però, perché se le muovo sembra che voglia, l'inibizione, se sto fermo no? Non mi vadi, cioè, non so cosa fare, mi metto così bloccato. Senti, veniamo ai tempi nostri. Parliamo di Cetto. Io ho sentito spesso dire, ma Cetto è un personaggio tagliato su misura sull'Italia di questi anni. In realtà Cetto nasce
quasi 10 anni fa, no? Nasce nel 2003. Se non tra l'altro male. Ci sono due messaggi importanti rivolti a voi, mi è stato detto, io i miei tre personaggi comunque li ho portati, sono due messaggi importanti da rivolgere in un certo modo a voi. Il primo è Ento Culo. E il secondo? Fatti il cazzo tuo. No, però allora, già che ci siamo, perdonatemi, perché davvero io sono talmente legato ai miei personaggi che proprio io non solo convivo con i miei personaggi, ma si paga l'affitto insieme, si fanno delle cose insieme. Quindi ho un messaggio di Olfo Favaretta, che è questo scafista veneto che ci sarà, un ex piccolo industriale. Questo è un altro messaggio di Olfo Favaretta. Ho conosciuto Gianni Canova anni fa in una sala parrocchiale davanti a un film in bianco e nero. Ho capito subito che era una brava persona Gianni, perché senza far storie io ho scelto la bianca e lui la nera. E perché alla fine ha pagato lui, un grande. La seconda volta mi ha portato lui a vedere un film d'autore in Laguna, si chiamava Le labbra calde di Pussycat. Gianni diceva, hai visto il carrello? Quello è un grand'angolo. E io, Gianni, io ho visto due tette, quello è un gran culo. Fidatevi di Gianni, di Cinema, ne capisce il giusto, ma con le donne è un cecchino, che vi ho capito. Già che sono qui vi volevo mandare un saluto agli studenti in sala, fighetti. Io distinto vi direi di andare a lavorare, ma lavoro non ce n'è. Infatti da italiano a italiano vi do un consiglio a gratis, diventate austriaci. Sputate il panettone e mordete la sacca. Un morsegone a tutti e una morsegata a Gianni che a lui piace. Aspetta, per concludere. Frengo. Un messaggio anche da Frengo che adesso è in Piazza Vetra. Un saluto da do a da e da da a do. È un ben trovato speciale a Gianni Canova, scusami. Io non ho fatto niente, se Frank. La prima volta, cioè la prima canna, l'ho fumata con Gianni Canova. Eravamo sulla Croisette. Ho capito subito che Gianni era un talento. Con la sinistra recensiva un film e con la destra rullava usando un filtrino un invito per il film di Chiarostani. Il mio dubbio era, Gianni, hai messo un poco di tabacco in quello che stiamo fumando? La risposta l'ho avuta in sala. Il film di Chiarostami ci è sembrato un musical. Risate matte, allegorie, incapprettamenti e gain. Ecco spiegato perché da quel momento l'hanno chiamato Festival di Cannes. Questo è bruttissimo. Questa, scusatemi, di questa mi scuso. Mi scuso. Chiudiamo, è rivolto a te che ti vogliamo bene, ti vogliono bene, ti voglio bene anch'io. Ti conosco Gianni e io lo so. So che con i tuoi ormoni qui dentro ci possiamo fare una grande papata di cozza. Studenti, voi formulate sempre un why a Gianni, lui vi regalerà il corrispettivo Big House. Questo è Frank. Grazie a te. Voi avete preparato tante cose. Volevamo preparare anche noi un po' qualcosina a voi, insomma. A voi, a te. Senti, hai introdotto tu i personaggi del nuovo film, tutto niente niente, adesso li andiamo a vedere in un contributo che abbiamo preparato, pescando di nuovo nel film. Ma pure tu eri candidato? Mia madre mi ha candidato in contumacia. Ah, proprio cani e porci. Va bene, ma in parole povere, cosa succede adesso? Ma i tre personaggi nascono dalla voglia di raccontare più facce della nostra Italia. C'è appunto Cetto, che conosciamo, che è un personaggio calabrese. Fatti il cazzatore. Poi c'è Frengo, che è un personaggio pugliese, ma racconta un'Italia un po' mistica. Queste sono biologiche ed ecocompatibili, ma non sono a impatto zero, no? Olfo, che è un personaggio completamente nuovo, la sua ambizione è diventare austriaco. La secessione morbida. Lo stivale diventa moccassino.
comunque è un film ambientato in un posto che non c'è. Qui invece i nostri personaggi arrivano a Roma, vanno in Vaticano, vanno in Parlamento, quindi dovevamo reinventare una realtà che tutti conosciamo molto bene. Eccellenza, mi scusi, mio figlio è deputato e quasi beato. Non pensa che abbia diritto di precedenza, eh? Si rifà a certi stereotipi di madre del sud. Poi dici che uno protesta e diventa protestante. Con questa fede religiosa portata agli estremi. Carmen Melo! Certo, questo è l'ultimo modello. T'asciuga, ma non ti sconza i capelli. Quest'anno Carmen proprio assupera se stessa. Me l'ha consigliato la mia parrucchiera Melina. Melina, quanto è di corte. Che ricordi? Sfrutta molto gli ori, i gialli e indosserà tantissime parrucche. Si chiama Tuca Tuca Tuca. E avrà un momento di depressione molto forte il nostro Cetto. Sarà a pezzi, quest'anno lo vedrete come non l'avete mai visto. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Vedrete un Bentivoglio assolutamente inedito. Dovrete votare come vi si dice tutte le volte che ve lo si dice. E che sta più nel mondo di Batman che nel mondo, diciamo, del cinema d'autore. Papà! Meno! Un piccetto porco! Ciao papà! Come stai, come? Tutto a posto, papà. Vuole diventare un cantante neomelodico. Secondo te è meglio amore all'alba oppure amore al tramonto? È più sincero amore a pagamento. Un poeta. Il motore di Melo in questo episodio è proprio quello di voler cantare, di voler arrivare a un reality show. Le tre schegge impazzite vanno fermate in fretta, li avevamo sottovalutati. Se posso dire qualcosa in cui Antonio non somiglia a nessun'altra delle persone con cui ho lavorato in questi anni, è sul fatto di non accontentarsi. Esattamente, amore. Tutto tutto, niente niente, è proprio il frutto del non accontentarsi. E io credo che sarà un film che farà felice un sacco di gente, perché non si accontenta, perché non è il secondo capitolo di Qualunque Mente. È un'altra cosa. E quello è Antonio. Come si fa a integrare bianco e nero, dai? Lei li vorrebbe dei figli grigi? Io no. Noi siamo molto contenti, devo dirti la verità. Infatti ci abbiamo una psicologicamente non vediamo l'ora di fare uscire, di vederlo col pubblico, perché quello è, ci lavoriamo da un anno e mezzo, forse più. E quindi però siamo un po' gasatini. Cetto è ancora il Cetto del film precedente o è cambiato qualcosa? Beh no, sono passati 2 anni. Io vado avanti, è cambiato un po' e ci sarà uno strano colpo di scena di Cetto, di cosa diventa, di cosa rischia di diventare. E ci siamo molto divertiti in questi mesi e durante la comicità ha bisogno di energia, ha bisogno di positività, ha bisogno anche di desideri, vabbè, e poi ha bisogno di gruppo. E noi di questo sono molto orgoglioso, siamo un gruppo bellissimo che ha desiderato tanto fare questo film. Bentivoglio? Straordinario. C'è una scena in questo film dove io ho già detto che voglio far vedere a degli studenti, perché se parliamo di recitazione, c'è una scena dove lui riesce a racchiudere, secondo me, dall'inizio della scena tutto quello che, non tutto, ma più o meno quanto basta per poter osservare un grandissimo attore. Bentivoglio è uno che ha dimostrato in questo film, perché gli abbiamo chiesto delle cose un po' rischiose e belle, faticose, che lui ha accettato, ha dimostrato di essere un gigante, veramente un gigante. E che personaggio fa? Lui fa un sottosegretario che è una via di mezzo tra Lagerfeld, sai, lo stilista, e un'iguana. E abbiamo chiesto questa cosa, perché nel mio immaginario i sottosegretari sono quelli che un po' decidono sempre tutto. Non so. Cioè, arriva, però, sono i sottosegretari. Allora, Bentivoglio con queste ditine, con questi anelli, dritto, dritto per la sua strada, si è divertita moltissimo. Senti, siamo arrivati al momento, insomma, di tirare un po' i remi in barca. Un grande DJ, un grande attore di teatro, un grande cuoco di consommé, un grande attore e regista di cinema, ma Antonio Albanese non ci ha ancora detto la verità fino in fondo, un po' fino adesso ha mentito, perché la sua vera grande passione non è in nulla di tutto ciò che fino adesso ci ha raccontato, ma è in qualcosa d'altro che noi adesso proveremo a svelare. Antonio è fondamentalmente un pescatore prestato allo spettacolo. È una cosa talmente intima che, insomma, è più facile entrargli in camera da letto, secondo me, che andarla a vedere pescare.
Infatti, se non sbaglio, lui è un abbonato Sky grazie a Caccia e Pesca. Fario, Iridea, Marmorata, Salmonata. Sono i nomi delle trote perché mi piace andare a pescare molto. L'amore che ha per qualsiasi tipo di roba che si muova nell'acqua. Una roba che fa con un suo gruppo di amici e che gli dà una grande gioia, una grande energia. Lui pesca con mio cugino, una stranissima coincidenza. Arpa, Lucio, Persico, Temo, l'alborella. No, non strafare, strafare è contrario ai principi dello star bene. È una cosa che gli salva la vita fondamentalmente, e in quello lo invidio tantissimo. Il bonus che l'ho regalato vale per altre 9 trotte, tanto sono intestata alla fabbrica, così scarico l'IVA. A me mi ha mandato una foto con un pescione grosso così. Così, mentre le mogli mi fanno la grigliatina, ah che bello, i mariti mi fanno un'oretta di lavoro in nero. Pescare una trona fario da 1,1 kg non è da tutti. Dovreste vederlo, come sfiletti i delfini che pesca la domenica mattina. Grazie, grazie per avermi portato a pescare, mazzo esagerato. E quello è un mondo di pazzi, insomma, di pazzi felici, ma di pazzi. In grado di svegliarsi alle 3 di notte per prepararsi le esche. Le fanno tra l'altro con, non so, le penne o le piume di uccelli strambi, cioè proprio un lavoro da pazzi, da artigiani. E mi guardò e serissimo mi disse: e io non sono ancora pronto per farmi le esche. Sì, va bene, l'esca giusta, va bene, sì. Sì, l'esca giusta, sì. Mi innervosisco, cioè se io potessi pescare con una pistola forse sarebbe meglio. Va bene. No, hanno abboccato, Melo, dai. Ma fai delle vacanze dedicate alla pesca? Io sono nato a 20 metri dall'acqua, sul lago di Como. L'acqua dolce. E da ragazzino ero sempre in acqua e tutto. Poi a un certo punto arrivi e io l'avevo un po' abbandonato. In un momento così, non di crisi, ma in un momento mio di... avevo a disposizione del tempo e tutto, ho seguito un amico in Austria che pescava a mosca, no? Questo con... ho detto, ma proviamo. E mi sono completamente innamorato. Mosca è questa pesca che ha, come dire, ha un rapporto curioso col pesce, perché lancia quest'esca e che galleggerà. Aspetta. E il pesce... Abbiamo un regalo per te. Oh, grazie, ma lo apro davanti a tutti, sì, gli ospiti. Sì. Grazie mille. Facciamo... ma veramente, già, io adoro ricevere i regali, non sono come quello. Ah, ma non fa niente. No, non faccio... piace tantissimo. Proprio una cosa che mi fa impazzire. Ma fantastico, so già. No! Ma sono delle ninfe, ma è bellissimo! È bellissimo! Guardate! Ci sono degli esseri umani che ci lavorano e simulano i moscerini, cioè trattati di etimologia, simulano le moschine, quelle mosche che da larva diventano e fuoriescono dall'acqua. Allora il pesce, quando cerca di inseguire tutto, se è la tua... Ferri, è bello, è un grandissimo regalo, grazie mille. Ma ci stavi raccontando appunto di come si fa la pesca a mosca, e quindi sì, di questa io ti davo la materia prima. È una pesca che io amo perché c'è un rapporto con la natura quasi totale, cioè devi usare questi stivaloni, cioè il rapporto con l'acqua per me è fondamentale, in quest'acqua che ride, sono sempre torrenti. E poi l'occasione adesso, a parte tutto, grazie davvero, l'occasione è quella di frequentare con amici luoghi meravigliosi. Sono stato in Islanda, sono stato in Scozia, c'è gente che gira il mondo più volte, io ancora non, però ti capita di stare con gli amici e di visitare posti di una bellezza infinita, e così, non lo faccio sempre, quando posso, è una mia passioncina. Ma è vero che quando eri in tournée per giù al nord un fonico ti ha sfidato per verificare le tue abilità nel lancio? A una distanza di 13 metri ho spezzato un foglio di carta col lancio della... Ci tengo molto su questo. Frustando con una coda 5, tac. Se sbagliavi? Beh, comunque erano sotto contratto, quindi dovevano stare... Come diceva un grande, e la lezione ce l'ha dimostrato... Chi non ride mai non è una persona seria. Oggi abbiamo riso, abbiamo fatto una cosa seria, di questo ringraziamo tanto Antonio Banca. Ciao, grazie mille. Grazie a Piero Verena, Andrea Salerno, Alessandro Tagliabue.
grazie davvero, grazie. Grazie perché sono delle sorprese molto belle, grazie. E in bocca al lupo per tutto, eh! Bocca al lupo! Ciao! Made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And I learned.